except for one. Stato quotidiano, siamo a Manfredonia, siamo con il capogruppo dell'opposizione del comune di Zapponeta, Giovani e Futuro, Fabio La Macchia. Noi siamo ad un anno circa dall'amministrazione Rizzi, Domenico Rizzi, prima sindaco di Sai d'Italia, che è avvenuto il 17 maggio 2012, un anno tanto di amministrazione Rizzi quanto di opposizione del gruppo Giovani e Futuro. Noi questa intervista sta andando in onda a breve, da due giorni, a poco, innanzitutto dei funerali di Melissa Bassi, una ragazza che è stata uccisa durante l'esplosione a Brindisi sabato mattina, un fatto che ha sconvolto la Puglia. E quindi, prima di partire adesso dall'intervista, vogliamo magari lanciare un messaggio di solidarietà per la tragedia che è avvenuta in Puglia. Certo, è un fatto triste per la Puglia, è un fatto triste per l'intera Italia. Ed è un fatto triste per tutti gli studenti che frequentano le scuole. È un messaggio di solidarietà perché tutto questo non avvenga, tanto odio che si sprigiona nei confronti di alunni, nei confronti dei ragazzi. E questo non è ammissibile, quindi ci rivolgiamo alle istituzioni, alle forze dell'ordine affinché facciano chiarezza e chiariscano definitivamente chi ha commesso questo vile attentato contro gli giovani. E ricordiamo che anche il comune di Zapponeta rappresenta la città, tanto dei funerali, tanto nelle ore successive alla tragedia. Certo. Dunque, partiamo dall'origine. Abbiamo detto il 17 maggio 2012, un anno nell'amministrazione Rizzi, un anno di opposizione del gruppo Giovani e Futuro. Che bilancio facciamo? Siamo La Macchia ad un anno dall'amministrazione, al neo sindaco di Zapponeta. Sì, certo, è passato un anno e Zapponeta, già abbiamo detto nell'ultimo comizio, sta vivendo un anno di immobilismo, sta vivendo un anno di fermo generale, un anno dove ogni cittadino aveva rimesso le speranze nella politica, nelle istituzioni, nel sindaco Rizzi dal 17 maggio scorso. Ma a un anno abbiamo visto che i problemi sono sempre lì, a un anno tutte le promesse che sono state fatte non sono state mantenute. Solo pubblicità, solo così fumo negli occhi ai cittadini di Zapponeta. Zapponeta aveva rimesso le mani in un qualcosa, in un qualcuno, in questa amministrazione. E anche noi come Giovani Futuro ci sentiamo legati, ci sentiamo responsabili di questo anno amministrativo di così di calma piatta. Ecco perché grazie dottor De Filippo che ci ha detto anche un anno di Giovani e Futuro. Certo, questa è la prima volta nella storia di Zapponeta che un gruppo di minoranza è ben saldo nelle sue idee, è ben saldo nel proporre, è ben saldo nello studiare tutti i provvedimenti della vita amministrativa. E infatti è il primo gruppo, perché altre volte dopo le votazioni i gruppi di minoranza si scioglievano, i gruppi di minoranza ognuno era preso dal proprio lavoro. Invece questa è la volta che l'opposizione dà stimolo, dà sprono al sindaco e alla propria amministrazione di proporre cose nuove, proporre soluzioni a quelli che sono i problemi di Zapponeta. Che adesso andremo ad elencare. Noi ricordiamo comunque per tutti i lettori, magari soprattutto da Manfredonia che sia più distante, da Fecende della Capitanata, da sottolineare che l'attuale amministrazione è amministra il comune di Zapponeta per soli 74 voti, quindi sì, il paese comunque è stato diviso a metà e da qui l'opposizione forse è forte e quasi era destinata anch'essa a poter comandare, ad amministrare il comune di Zapponeta. Andiamo invece adesso nelle proposte. Quali sono le soluzioni che mette in campo il gruppo di Giovani e Futuro per combattere la disoccupazione? Disoccupazione certo a livello mondiale, la crisi congiunturale, però nello specifico andiamo a analizzare i problemi di quello che è il problema principale dell'economia, del territorio di Zapponeta. Sì, grazie direttore per questa domanda. Zapponeta, come ha detto, nelle ultime amministrative ha visto i due fronti, io come candidato dell'ista Giovani e Futuro, una lista di centrodestra con un'altra lista civica, e dall'altra parte abbiamo visto una lista di sinistra con una lista di centro. Come ha detto bene, 74 voti significa che tra il togliere e il mettere da una lista all'altra sono solo 35 persone
su un totale di elettori, di aventi diritto al voto di 2005. Quindi si capisce benissimo che sul filo del rasoio si è andato alle elezioni. Ma questo non ci spaventa perché noi siamo propositivi e il nostro ruolo lo sappiamo mantenere. E abbiamo già suggerito in pubblici comizi quella che è la strada per la vita amministrativa. Il sindaco Rizzi ci ha chiesto un contributo nell'amministrare il comune di Zapponeta e noi vogliamo dare il nostro contributo nelle proposte, nel nostro contributo per risolvere quelli che sono i problemi di Zapponeta. E come ha detto lei, la crisi attanaglia tutta l'economia mondiale. Ma Zapponeta nelle sue risorse, quelle che sono la naturalezza del proprio territorio e per la bontà delle sabbie, ricordiamo che Zapponeta ha le sabbie di mare e quindi i prodotti sono buoni e sono molto saporiti. Quindi è lì che vogliamo puntare. Adesso, fra i problemi principali, noi ne abbiamo parlato molto sul Stato quotidiano, è tanto l'indennità per le disoccupazioni agricole, parliamo della Lama Fruit, dell'azienda agricola De Feo, quanto la problematica dei lavoratori a venire che si dedicano alla raccolta dei rifiuti nel centro, che da mesi sono senza stipendi. Sì, le stavo dicendo, per combattere la disoccupazione, innanzitutto giovanile e quella agricola, perché Zapponeta è il 99% del reddito e dei lavoratori sono nella braccianti agricole, quindi sono legati alla terra. Noi abbiamo chiesto di chiedere un'indennità, un indennizzo all'azienda Amadori, che è a pochi chilometri da Zapponeta. Questa è la nostra soluzione, di chiedere un indennizzo non economico o di favore. Noi chiediamo la terra, una concessione gratuita del terreno, un comodato gratuito a un'azienda comunale o paracomunale affinché si crei all'Zapponeta un problema, che è quello del frazionamento del terreno. Abbiamo piccoli appezzamenti di terra che sono nel giro di pochi metri quadri. Quindi il valore aggiunto che dobbiamo chiedere all'Amadori e come rimborso alla città di Zapponeta è quello di avere un appezzamento uniforme e grande, un 20 ettari. Così con le garanzie comunali e con gli strumenti e con una programmazione che si va a fare nella campagna, in questo appezzamento di terreno, possiamo dare da lavorare a 100-200 operai. E quindi 200 operai significa l'intera collettività che lavora e quindi sta bene e l'economia gira. È quello che lamentiamo sempre al sindaco Rizzi, che il lavoro deve essere dato a quelli di Zapponeta. Certo, qualche giorno fa, dopo il comizio, l'ultimo comizio, ho ricevuto una missiva dal comune a firma del tecnico che dice: mi spiega perché il lavoro va dato ai zapponetani. Vede, quello che, direttore, la politica deve essere la politica e quindi è l'organo dirigente, cioè la politica è il rapporto tra il cittadino e le istituzioni. Ma quando un ufficio si intromette nella vita politica, secondo me c'è qualcosa che non va. L'ufficio deve fare l'ufficio, la politica deve fare la politica. Quindi il messaggio che mando Magari è era che solo bisogna. una valutazione Sì, terza. no, mi chiedeva una valutazione terza, ma la politica deve dare speranza ai cittadini di Zapponeta. Non possiamo piangere, non possiamo piangere sul latte versato. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo programmare quello che è il futuro per Zapponeta. Dobbiamo dare speranza ai giovani per non andare via, perché il nostro problema è che i giovani devono rimanere a Zapponeta. E lei avete appena Certo, per comunicato il una lavoro, proposta, adesso questa della Madrid, una proposta operativa, certo. quindi di Un'operativa di fatto, fatto per poter concreta, non creare solo 200 posti chiacchiere, non di lavoro. solo chiacchiere. Qualcuno ci dice, ci rimprovera sempre di demagogia. Vede, l'unica. Noi siamo ragazzi, la nostra media del nostro gruppo è 33 anni come giovane futuro. Io sono dell'80, gli altri due consiglieri del 79, il consigliere Di Noia è un po' più grande. Ma se noi non diamo speranza ai giovani, ai nostri coetanei, Zapponeta sarà un paese per vecchi e morirà nella sua, come posso dire, nella sua semplicità, senza essere futuro. Per quanto riguarda i lavoratori dell'avvenire, dell'indennità di disoccupazione agricola, il sindaco Rizzi si è intromesso in questa, si è occupato di questa faccenda, senza fare nulla.
Noi dobbiamo rivolgersi all'INPS affinché chi ha lavorato, perché questi sono i lavoratori che hanno lavorato nell'azienda, devono percepire l'indennità di disoccupazione e dobbiamo lottare con tutte le forze. Ci sono delle posizioni non chiare dei lavoratori, comunque, ho detto, non si compie la differenza. Certo, questo non siamo noi che dobbiamo dirlo, se ci sta un accertamento in corso saranno gli organi dell'ispettorato del lavoro o dell'INPS che accerteranno quelle che sono le irregolarità. Un fatto è sicuro, che chi ha lavorato deve avere i suoi diritti, i lavoratori devono avere i propri diritti. Per quanto riguarda anche i lavoratori. Per quanto riguarda i lavoratori dell'Avvenire, che sono i lavoratori della raccolta rifiuti urbani a Zapponeta, c'è un paradosso: sono 8 mesi che non percepiscono lo stipendio. È una famiglia che non percepisce lo stipendio da 8 mesi, non lo so se come può vivere una famiglia senza percepire lo stipendio per il mio mese? Segretario del PD ha detto che il comune, per quanto ha raccolto di tasso, potrebbe pagare i... Certo, e il paradosso è questo, che Zapponeta ha un contratto con la società Avvenire per 25.000 euro al mese e i cittadini di Zapponeta ricevono regolarmente le cartelle per pagare la tassa dell'immondizia. I cittadini, come affermato dal sindaco, pagano regolarmente l'immondizia, però che succede? Che il sindaco questi soldi non li versa alla società Avvenire, ma se li tiene per sé, e quindi la società, in una lettera, anche in una lettera che ha mandato agli operai, addossa la responsabilità all'ente comunale, perché non ricevendo soldi dall'ente comunale non riesce a pagare gli operai. Noi chiediamo solo di fare chiarezza, e il sindaco si deve sostituire all'azienda nel pagare gli stipendi. Ma non c'è una transazione in corso? Certo, questa è la transazione, c'è una transazione in corso, e certo, il sindaco è chi rappresenta l'ente, quindi è il titolato a eseguire la transazione. Ma è strano, veramente strano, direttore, che un'azienda che vanta crediti per 1.500.000 euro non si interessi a venirsi a prendere i soldi. Questa cosa ci sembra molto strana. Lo vale sottolineato che questi crediti principalmente sono stati derivati dalla passata amministrazione. Sì, certo, noi non ci nascondiamo, tanto è vero che il comune di Zapponeta è stato sempre oggetto di queste critiche anche nella gestione ballerina del bilancio. E questo ognuno deve, non siamo noi che dobbiamo dare colpe. Ognuno deve fare il proprio compito. Ovviamente ci sono anche diversi decreti o temperanze di TAR che riconoscono certo, Zapponeta è l'ente che il TAR condanna l'ente a pagare. Che cosa succede? La società chi vanta crediti si rivolge presso il tribunale, fa il decreto ingiuntivo, se non riesce a fare il pignoramento delle somme alle tesorerie si rivolge al TAR, e il TAR condanna il comune a pagare queste somme, nomina commissari ad acta della prefettura, e nell'ultima sentenza del 16 maggio del 2012 vediamo che uno studio di ingegneria è stato nominato il commissario ad acta nel luglio 2011, quindi con l'amministrazione Rizzi, ordina al responsabile del procedimento finanziario di fare il mandato di pagamento. Il comune che fa? Il sindaco si dichiara legale, però non rispetta quelli che sono gli ordini mandati da un TAR, che è un tribunale amministrativo, e da un commissario prefettizio. Che fa? Disattende quelli che sono gli ordini di un'istituzione, di un tribunale, e che fa? E questo studio di ingegneria si rivolge nuovamente al TAR nell'essere evaso quelle che sono le sue spettanze. Immaginate, dal 2008 ad oggi sono aumentati 70.000 euro di interessi. Cosa che pesano sul bilancio comunale. 200.000 euro complessivamente. Sì, certo, 120.000 euro, 125.000 euro di capitale che vantato, e più gli interessi una 70.000 euro, quindi arriviamo a 190 e dispari. Cioè, quello che diciamo è: facciamo chiarezza su quello che è il bilancio. Allora, una panoramica abbastanza più celere, visto il tempo va un po' per scadere, sui servizi che ha offerto il comune in quest'anno, abbiamo detto un anno di amministrazione Rizzi, mensa scolastica, la scuola, bus, il centro per il bio, le associazioni del territorio. Voi cosa dite di me?
come giovane futuro. Sì, certo, vediamo questa amministrazione, come ho detto prima, Rizzi promette ma non mantiene. È quello che chiediamo al sindaco, un po' di buonsenso, un po' di responsabilità verso i cittadini di Zapponeta. Non bisogna sempre fare politica, bisogna calarsi nella realtà. Il comune di Zapponeta offre questi servizi primari che sono pochi, sono lo scuolabus per i ragazzi che sono in periferia, vengono trasportati fino alle scuole, e poi la mensa scolastica per i bambini della scuola della scuola materna. Che succede? Che fino a un certo punto è stato fatto questo servizio, dopodiché è stato detto che il servizio prima della fine della scuola, questo servizio finiva. Il motivo? Non ci sono i fondi. Vede, noi nel comizio l'abbiamo anche detto che le soluzioni ci sono e le risorse vanno centellinate e vanno andate a prendere dove sono. Non si può fare due pesi, due misure del bilancio comunale. A proposito di bilancio, mi ha fatto molto scalpore questa definizione, questa nota del neo segretario del PD Savino Di Noia, che è stato sindaco di Zapponeta per diverso tempo, quasi 20 anni nell'amministrazione locale, ha parlato di Zapponeta come il comune più indebitato d'Europa, nel rapporto tra debiti naturalmente e popolazione. Zapponeta ha quasi più di 3.000 abitanti, 3.200, 3.300 abitanti. Qual è la situazione secondo il gruppo Giovane Futuro di bilancio comunale? Il 25 agosto 2011 è stato approvato, ricordiamo, all'unanimità il consuntivo 2010. Quest'anno voterete ugualmente favorevoli il bilancio? Sì. L'anno scorso, quando si è votato il primo bilancio che si riferiva al bilancio consuntivo 2010, quindi un bilancio che non proveniva da questa amministrazione ma dalla vecchia amministrazione, noi abbiamo chiesto al sindaco Rizzi un atto di amore per la città. Lui ci ha chiesto un atto di responsabilità. Noi abbiamo detto: votiamo il bilancio, il consuntivo 2010, se viene fatto un atto, un gesto d'amore da parte del sindaco, quello di mettere in nudo i conti del comune. Di Noia, come ha detto, riferisce, lui era il consigliere di minoranza della vecchia amministrazione, quindi è lui che portava i conti di quelli che sono i debiti del comune, lui leggeva le delibere e quindi portava i conti di quelle che sono la vita di bilancio. Per quanto riguarda il bilancio, noi abbiamo sempre detto al sindaco che se c'erano responsabilità, noi siamo i primi a sottoscrivere e a mandare alla procura e alla Corte dei Conti se c'erano irregolarità. Il sindaco ha sempre fatto di testa sua e ha detto che bastava il sindaco nel mandare le carte. Noi rivolgiamo di nuovo al sindaco: fateci sapere quali sono i veri conti, tanto è vero che nel punto all'ordine del giorno di un consiglio comunale che riguardava l'equilibrio di bilancio, il bilancio è tutto a posto, cioè i crediti e i debiti vanno in pareggio, e poi ci si viene a lamentare che il comune ha i debiti, come vediamo nei decreti di ottemperanza da parte del TAR. Ma come? Se siamo in equilibrio, o abbiamo i debiti e non siamo in equilibrio, o siamo in equilibrio. E quindi è quello che abbiamo chiesto al sindaco, di fare l'operazione verità sui conti, anche perché non li ha fatti lui quei debiti, quindi non vediamo il motivo di nascondere quelli che sono i reali conti del comune, e non si capisce forse perché deve stare incollato a quella sua poltrona per avere un posto di lavoro. Parafrasando sempre Di Noia, è vero che ci vorranno 40 anni per uscire fuori da questa situazione? Senta, io non direttore, non secondo le stime che ha fatto in base al debito con il sistema, certo, il problema anni. È che noi non sappiamo quali sono i debiti del comune. Certo, se noi prendiamo il bilancio, e il bilancio è in pareggio, quindi non possiamo dire quali sono i debiti del comune, quindi lo dice Di Noia perché lui ha portato i conti. Ma se noi oggi, amministratori di oggi, che dobbiamo guardare al futuro, prendiamo il bilancio e leggiamo il bilancio, vediamo che tutti questi debiti in bilancio non ci sono, e quindi noi chiediamo al sindaco un atto d'amore per il paese, anche se lei ha altri progetti per il futuro, ma non solo per il futuro di Zapponeta. Una piccola nota che noi vogliamo fare, abbiamo anche discusso personalmente, almeno io personalmente con lo stesso sindaco, solo invece questo comizio che è stato attaccato molto, un collaboratore del giornale,
Scala Vincenzo Contino, perché il sindaco parla comunque se scagliato quando la classe del giornalista, che comunque non può avere appartenenza politica, è stato attaccato duramente, ci sono stati anche due comunicati con replica e controreplica da parte degli interessati. Lei cosa ne pensa? Che dire? Sì, certo. Quando, quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba. Questo che cosa vuol dire? Che il sindaco Rizzi ha attaccato personalmente quelli che erano i componenti dell'opposizione. Come dicevo prima, l'opposizione è unica, anche se ci sono gli esponenti che parlano sul palco, si colpisce quello che è l'intero gruppo di minoranza e anche chi li ha votati. Perciò quando si colpisce una persona nel personale, anch'io sono stato colpito nel personale, ma questo non mi colpisce più di tanto, perché so chi ho dall'altra parte e quindi mi faccio una risata e tutto passa. Gli attacchi personali in politica non si fanno. Può andare anche la battuta, perché sotto si ha della persona, della gente che ti segue, e si ha delle persone della folla che bisogna incitare, perché si fa il comizio. Ma un conto è l'istituzione quando parla il sindaco e un conto è la politica quando parla della politica. Quindi se si accusa politicamente è una cosa, se parla in quel momento il sindaco della città, parla l'istituzione, ed è, bisogna essere seri e non bisogna dire né offese personali e non altro. D'accordo, ringraziando il capogruppo di Giovani e Futuro, Fabio Ramacchia, un anno dunque dell'amministrazione Rizzi, buongiorno, grazie di Stato. Grazie a voi direttore.